Montefeltro TV, siamo alla conferenza stampa della lista Lega Nord di Fossombrone e candidata sindaco Roberta Vico. Roberta, buonasera. Buonasera. Perché ha deciso di candidarsi? Allora, ho deciso di candidarmi perché sono una donna che lavora, una mamma, una moglie che fa i salti mortali per far quadrare i conti in casa, per andare avanti con la famiglia, con i vari impegni, e perché ho notato che a Fossombrone da un po' di anni c'è un certo degrado a livello di città, a livello di sicurezza, a livello anche di rapporti tra le persone, e quindi ho deciso di impegnarmi, e non solo di lamentarmi da sola a casa come faccio spesso, ma di fare qualcosa per cambiare questa situazione. Ecco, rispetto alla nostra intervista, qui siamo in una conferenza stampa, quindi la domanda è: quale persone fanno parte di questa lista? Ce le abbiamo qui davanti, sì. Quindi brevemente, sì. se possiamo magari presentarlo, comunque diciamo la squadra, sì. Da quali persone è composta? La nostra squadra è un gruppo che è nato circa un anno fa, e siamo dei ragazzi che non vengono da precedenti amministrazioni e da precedenti esperienze politiche, ma che abbiamo una grande passione e una grande voglia di fare, grandi progetti per Fossombrone, e sono ragazzi che vengono da vari tipi di lavori, che hanno ognuno la loro vita, anzi io li ringrazio e sono contenta che fanno parte di questo gruppo, proprio perché impegnano il loro tempo, soldi, e dedicando giornate intere a questo nostro progetto comune. E si sa che poi porta via tempo alle famiglie, al lavoro, però ci stiamo veramente impegnando per cambiare Fossombrone, per dargli un'impronta diversa. Basta con questa politica che ci sta massacrando, vogliamo fare delle cose nuove, delle cose per i giovani, anche per noi i meno giovani, però per cambiare questa situazione di stallo che ormai si è creata a Fossombrone. Allora, quali le principali strategie della Lega? Allora, il nostro programma è un programma abbastanza vasto, abbiamo presentato il programma, sono 28 pagine di programma, quindi è un programma bello, bello tosto, abbiamo già presentato in comune, però per riassumere i punti principali sono sicuramente un controllo dell'amministrazione, quindi andare a vedere tutti i vari sprechi che ci sono stati all'interno del comune. Faccio un esempio, quindi tagliare le consulenze esterne, abbiamo una società per esempio che riscuote esterna, che riscuote i tributi per il comune di Fossombrone, che si trattiene il 33% sulla riscossione dei tributi, quando questo servizio potrebbe benissimo essere fatto dall'ufficio tributi del comune che esiste, e che quindi risparmieremo qualche centinaia di migliaia di euro. Quindi andare a vedere gli sprechi, andare a vedere una riorganizzazione del personale e delle risorse che ci sono all'interno del comune. Molto importante è per noi il lavoro ai giovani e non, nel senso di creare degli spazi comuni, dare degli spazi ai giovani per intraprendere un percorso di impresa, di formazione, di dargli delle basi per avviare un eventuale progetto che hanno, insieme alle varie sinergie, alle varie associazioni di categoria. Oppure abbiamo pensato che ci sono dei terreni del comune, per esempio, in disuso, dare ai disoccupati la possibilità, per esempio, di usare questi terreni, di farci delle coltivazioni biologiche a chilometro zero, poter rivendere magari i prodotti nel nostro mercato ortofrutticolo settimanale, insomma dare possibilità ai giovani di fare all'interno del comune, e di creare dei progetti in sinergia con gli imprenditori che già esistono, con le varie associazioni di categoria. E un'altra cosa molto importante a cui teniamo è il turismo. Il turismo è una grandissima risorsa di Fossombrone. Fossombrone è una città che può essere turistica a 360 gradi, non ha una stagionalità, non è una città di mare, quindi il turismo può venire in qualsiasi periodo dell'anno. Dobbiamo fare dei tavoli di tecnici che
un ufficio tecnico che organizzi bene le varie manifestazioni, che collabori con tutte le strutture che ci sono nel territorio, quindi agriturismi, quindi alberghi, i musei, l'area archeologica. Abbiamo un sacco di risorse che non vengono sfruttate al massimo. Viene un gruppo di turisti con un pullman, 60 persone, devono sapere cosa c'è a Fossombrone, c'è una manifestazione sportiva. E si crea un indotto intorno di negozi aperti, di musei aperti, area archeologica aperta. E invece capita che arrivano dei turisti che vanno alla manifestazione di pallavolo, il mini torneo di pallavolo, e poi si trovano un museo chiuso perché quel giorno è chiuso, vanno a mangiare una pizza alle 11, ristoranti subito. Invece creare una sinergia, quindi, di strutture che lavorano tutti insieme per creare, in modo che la gente che arriva sa cosa trova venendo a Fossombrone. Questi sono i punti, ovviamente abbiamo poi un forte punto a cui noi teniamo, che è la lotta all'abusivismo. Purtroppo a Fossombrone stiamo vedendo ultimamente molti abusivi che girano per la piazza e che sono, per chi paga le tasse, per i commercianti che hanno i negozi, pagano le tasse e fanno dei gran sacrifici per andare avanti, sono veramente un disastro. Ecco, quindi lei ha già risposto alla domanda che avrei fatto dopo, qual era il maggior problema che c'era fosse un problema? Allora, il maggior problema si ricollega un po' all'abusivismo, nel senso che il nostro principale problema, secondo me, è un po' la sicurezza. Fossombrone è un paese di 10.000 abitanti che non ha una caserma di notte, non ha una polizia municipale di notte, quindi di notte Fossombrone è completamente sguarnita da qualsiasi controllo, e siccome è un paese ancora abbastanza vivibile, ancora abbastanza tranquillo, voglio dire, non vorrei che si arrivasse poi, si sente tante volte in televisione dire era un paese tranquillo, adesso non ci si vive più. Ecco, io anche per mia esperienza personale, torno dal ristorante quando lavoro alle 2 o alle 3 di notte e voglio tornare a casa tranquilla, voglio avere la possibilità di lasciare la macchina e di arrivare a casa tranquilla. Non c'è un controllo territoriale, quindi dare mezzi alle forze dell'ordine e quindi mettere in campo vigili urbani, ce ne abbiamo 7 in tutto il comune, poter assumere al limite 2 vigili urbani di notte, un controllo di notte. Bisogna ovviamente vedere le risorse che ci sono all'interno del comune, però cercare di dare più sicurezza ai cittadini, perché la sicurezza è una cosa fondamentale, la gente si deve sentire sicura a Fossombrone. Siamo 10.000 abitanti, non è possibile non sentirsi sicuri. Io voglio che i miei figli, quando crescono, abbiano la libertà di tornare a casa, soprattutto le donne, di tornare a casa tranquille senza nessun problema. Roberta Vico, prima cittadina di Fossombrone, qual è il primo atto che lei farebbe? Allora, a parte, appunto, abbiamo detto questi, andare a vedere gli sprechi dell'amministrazione, cercare di fare il possibile per trovare risorse, questa è la cosa più importante. Un'altra cosa importante, secondo me, è questo carico eccessivo di tasse sui cittadini, soprattutto essendo Fossombrone un territorio agricolo principalmente, avendo tanti terreni intorno. Io credo che, per esempio, l'abolizione della TASI, della tassa sui fabbricati agricoli, ad uso strumentale, per esempio, fare un capanno di legno che ti tiene 4 strumenti per coltivare, un trattorino, far pagare la tassa su questi piccoli fabbricati, capanni, eccetera, mi sembra una roba veramente allucinante, far pagare una tassa su queste cose qua. È una speculazione. Mi permette una domanda, forse non è il caso della vostra cittadina, no? Però io abito nell'entroterra, Pian di Meleto, insomma, questi paesini piccoli, sì, spesso hanno dei problemi e di voto, no? Tendenzialmente le persone tendono a votare il solito sindaco, la solita giunta, perché magari sanno proprio, lei mi tira fuori il casottino, no? Magari che è abusivo, eccetera. Sì. Ecco, e spesso sono anche spaventate le persone, nel senso, sì, che io ho il mio casottino abusivo e magari non vi voto perché ho paura, arrivano questi, me lo fanno tirare giù, eccetera. Ecco, quale sarà la vostra posizione? Vabbè, si valuterà caso per caso, si andrà a vedere la situazione di quella famiglia, si andrà a vedere quell'azienda come lavora, se è in regola con tutte le tasse pagate, con i permessi. È ovvio che non è che prendiamo, andiamo a... Quindi ecco, non è che gliene tirate giù, no. Si cerca di regolarizzare la situazione. Siamo garantisti. Da quel punto di vista. Che cosa gli piace di più di Fossombrone?
Fosse Ombrone, io l'ho scelta per creare la mia famiglia, quindi per far nascere i miei figli, per crescerli, perché come tutti sanno io sono nata a Fano, però sono ormai 17 anni che sono a Fosse Ombrone e quindi l'ho scelta, se non mi piaceva non l'avrei scelta, ci ho creato la mia famiglia, ci ho preso marito, ho fatto i miei figli. Mi piace di Fosse Ombrone il fatto che è una città che ancora è vivibile, si può vivere bene, ci sono rapporti umani, è una città bellissima dal punto di vista artistico e vorrei, appunto, noi vorremmo come Lega, come gruppo, mantenere questa unicità di Fosse Ombrone, non arrivare al punto di dover dire prima era una città tranquilla, no, dobbiamo continuare a mantenere una città tranquilla dove la gente può vivere e circolare in modo sicuro e tranquillo e lavorare in modo sereno. Ecco, noi di Montefeltro TV abbiamo chiesto a tutte le tre liste, Chiara Billi ha ritenuto di non darci l'intervista. Si vede che probabilmente non aveva bisogno del nostro. Non ne ha bisogno, noi non abbiamo poltrone da difendere. Noi non abbiamo poltrone. Esiste anche un conflitto di interesse. Lei teme qualche lista avversaria? No, io più che liste avversarie temo l'assenteismo, perché un sacco di gente non va più a votare e in un paese di 10.000 anime non è possibile che ci siano ragazzi giovani, diciottenni, che al loro primo voto decidono di non votare, non sanno cos'è la tessera elettorale. L'unico diritto che ci è rimasto è il voto e dei giovani che vanno la prima volta al voto non è possibile che non votino, perché è l'unica cosa che ci è rimasta, sta politica ci sta massacrando da tutti i punti di vista, quindi l'unica cosa che ci rimane è il voto. Io stiamo combattendo, io e la mia squadra, i miei ragazzi, quando facciamo i banchetti, puntiamo su questo, convincere la gente a votare, indipendentemente da quello che vogliono votare, però andate a votare, perché il 50% degli italiani è rassegnato, è arrabbiato, non vota più e non è una cosa possibile. Non è possibile. Prendersi la responsabilità. Allora, Fosse Ombrone è già una piccola cittadina abbastanza consistente. E adesso si stanno formando, no? Una serie di unioni dei comuni. Sì. Ecco. C'è già la conferenza dei servizi, esatto. C'è già esiste. Quale sarà il rapporto tra Fosse Ombrone e questa nuova unione, comunque diciamo con i comuni limitrofi? Allora, sicuramente noi instaureremo dei rapporti di cortesia, dei tavoli di lavoro sulle questioni che riguardano il territorio, su delle questioni comuni, sicuramente andremo a discutere, andremo a confrontarci. Poi noi siamo l'esempio lampante, avendo ragazzi che vengono da altre esperienze politiche, di altre cittadine qui negli intorni, abbiamo racchiuso proprio per condividere le esperienze tra i vari comuni, non siamo tutti di Fosse Ombrone, c'è qualcuno che viene da altre zone del qui intorno, e quindi questo è proprio l'esempio lampante, però come Lega devo dire, come modo nostro di pensare, che il comune comunque rimane, noi crediamo nell'autonomia del comune, non siamo assolutamente per l'accorpamento dei comuni, perché abbiamo visto il caso di Monbaroccio come è andato a finire, la gente non vuole la fusione tra i comuni, ogni comune deve mantenere la sua autonomia, deve mantenere la sua storicità, quello che gli hanno lasciato le persone prima di noi, le robe tipiche di quel posto, quello per cui hanno combattuto. Ogni paese poi ha le sue tipicità, la sua storia, i suoi monumenti, la sua vita sociale, quindi per noi è fondamentale mantenere comunque l'autonomia. È ovvio che metteremo in campo tutte le possibili forze e soluzioni per lavorare insieme, per progetti comuni, per progetti che riguardano il territorio ovviamente che è intorno a Fosse Ombrone, da soli non si va da nessuna parte. Faccio una domanda anche per i nostri amici, no? In realtà poi la curiosità ce l'hanno anche le persone da fuori. E cosa ne pensa lei sulla E78, quindi sugli ultimi sviluppi? La E78 la fanno Grosseto, quella che il progetto è iniziato nel 65, parliamo di quella, sì, sì. Ah, ecco. Dove la Guinza è iniziata nel 90 e sono 30 anni che ancora una macchina non c'è passata. Allora, la E78 potrebbe essere, dobbiamo valutare se è un progetto fattibile e non va a finire come le solite cose in Italia, che altri 50 anni di lavori e non si sa quando va a finire, però è ovvio che noi
come comune non ci opporremo, andremo a valutare il progetto, con i nostri tecnici guarderemo il da farsi. L'importante è dei paesi come ecco, so che alcuni paesi nei dintorni avranno dei problemi perché il progetto prevede di far passare nelle zone cittadine di espropri di un metro per parte, di espropri vari, quindi noi a noi non riguarda come fosse Ombrone perché abbiamo la superstrada, però è ovvio che usare la vecchia provinciale, è ovvio che parleremo con i comuni limitrofi per dare una mano e contribuire sicuramente a fare un progetto che però sia un progetto fattibile e che non sia le solite cose italiane che vanno a finire fra cent'anni. Ecco, questa benedetta ferrovia, no? La famosa Fano Urbino, è tanto sbandierata di solito quando sono le campagne elettorali, e poi non più niente nessuno. Ma fosse Ombrone, possiamo fermare un treno prima o poi? Guarda, noi contrari alla ferrovia non siamo, nel senso che preferiamo la ferrovia alla pista ciclabile del PD, anche perché la pista ciclabile secondo noi potrebbe essere benissimo fatta nella vecchia Flaminia, che verrebbe una cosa fatta meglio e passa attraverso tutti i paesi e quindi ha anche una visibilità migliore come pista ciclabile. Anche del 10%, io comunque personalmente vado a fare manutenzione con FVM, ecco, quindi è importante dire questo, che comunque al di là di quello c'è, diciamo, una pendenza del 10% che comunque rende un po' difficile. In più bisogna anche dire che la ferrovia eviterebbe tutto quel traffico che ormai si sta intensificando per le fabbriche, no? anche a livello di ecologia, cioè già l'inquinamento è abbastanza alto, eviterebbe, ovviamente ridurrebbe un po' l'inquinamento. Non siamo noi a decidere se è una cosa che si può fare, ne discuteremo con il comitato che comunque la propone, ne parleremo, valuteremo le soluzioni, ovviamente nelle sedi opportune, abbiamo già dei ragazzi che si interessano di questo. Non è compito nostro decidere, però in effetti non è una cosa da scartare, perché eviterebbe un sacco di traffico gommato che ci troveremmo nelle città, un sacco di inquinamento in più, per cui valuteremo poi la situazione. Poi toccherebbe vedere quanto ci vuole per ripristinare poi tutta la rete. Ho detto che anche nel 2014 bisogna vedere quanto ci vuole ripristinarla tutta. È una visione turistica di lungo respiro che non sta a noi. Cioè, però è una cosa interessante, sì, se fosse realizzabile. A costi giusti. Oltretutto va detto che già dal 2014 proprio anche Luca Paolini, segretario nazionale, comunque si era espresso, capito, a favore del ripristino. Oltretutto c'è anche, diciamo, un'interrogazione parlamentare, cioè andiamo al di fuori, diciamo, dei canoni comunali, però è importante comunque che la Lega Nord diciamo, è a favore con un siamo contrari, dovremmo valutare il tavolo di lavoro, vedere e discutere di questa cosa e comunque non ci tiriamo indietro. Scusami sindaco, una cosa che non abbiamo precisato, che in Fossombrone rimane l'unica forza che fa politica vera, politica attiva, e si è rimasta solo la Lega. Abbiamo di fronte vari movimenti, varie società che si accorpano per la solita elezione, con cani e porci. La Lega si presenta da solo perché vuol fare la buona politica. Siamo qui a rappresentare la buona politica nazionale e locale. Sì. Anche perché non abbiamo quella che è la linea politica. Non abbiamo interessi da difendere. In un momento dove tutti parlano male di politica, noi siamo qui a fare politica. Politica vera, politica attiva. Bravo. Una lasciata in finale, perché qui sono in conflitto di interessi, no? Perché io quando parlo di sanità perdo quei pochi capelli rimasti. Quindi la domanda è qui. No, avete uno di questi ospedali chiusi, no? Che si chiamano ospedali, ma in realtà sono ancora delle strutture, diciamo, aperte, diciamo così, per modo di per dire. Pochissimo. Qual è la vostra opinione, nello specifico per l'ospedale di Fossombrone, ma anche accennando, diciamo, al problema sanitario? Il problema dell'ospedale è critico, sappiamo che stanno chiudendo 7 ospedali nella provincia e quindi è una situazione allucinante. A Fossombrone c'è un'ambulanza, quindi se stanno male in 2 contemporaneamente di notte, uno lo salvi, l'altro muore. Questa è la situazione. Bisogna però essere anche molto chiari con i cittadini e dire che un eventuale sindaco non ha poteri di intervento sull'ospedale, come fanno molte nostre come concorrenti far credere che il sindaco fa riaprire l'ospedale. Il sindaco non fa riaprire l'ospedale, è una decisione regionale. I responsabili di questa
situazioni ci sono, sono ben precisi, i nomi di queste persone sono ben precise e sono Talè, Rapa, Traversini e Minardi, sono i consiglieri regionali del PD eletti dai cittadini che non rappresentano più il volere dei cittadini di questa provincia, sì, di Pesaro Urbino, che se appoggiano Ceriscioli devono per forza disconoscere il mandato che gli hanno dato i loro cittadini, perché i cittadini non vogliono l'ospedale unico. Altrimenti, se seguono il volere dei cittadini, devono o votare contro Ceriscioli o dimettersi, perché non è possibile continuare questa situazione all'infinito. Loro devono prendersi le loro responsabilità. Sono persone e facce ben precise, sappiamo chi sono e sono loro che hanno avuto i voti dei cittadini. I cittadini, sappiamo di comitati che ci sono, non vogliono l'ospedale unico. L'ospedale di Fossombrone ormai non c'è rimasto più niente, cosa devo dire? Non è, io diventando sindaco non posso riaprire l'ospedale di Fossombrone, farò il possibile per oppormi alla decisione dell'ospedale unico e tutto, però dobbiamo dire ai cittadini che il sindaco non ha potere. Cioè, qui non c'è più un sistema, non c'è più un sistema H24. No. Cioè, se capita un problema, il medico deve lasciare praticamente secondo il paziente sul lettino, salire sull'ambulanza e recarsi con l'ambulanza. Che significa ricercare i quattro personaggi, scusami, se dentro, i quattro personaggi siamo partiti già con un piccolo stampato che sta uscendo già sul web, parlando di voi, i quattro ricercati che abbiamo messo fuori, i vari colpevoli sono i quattro personaggi del PD, a cui diciamo chi va votato lì, ora decidete per i cittadini di questa provincia, perché se no i colpevoli li mettiamo in manifesto su tutta la provincia e diciamo la colpa è tua, i Talè, i Traversini, i Minardi, sono i colpevoli di questa realtà, hanno la possibilità di farlo mettendo in minoranza quella che è in regione, quindi l'unica scelta che possiamo fare è questa, e questa si parla della buona politica, della lotta per tutti. Sì. Scusate l'intervento. No, allora, siccome è stata velocissima, io direi prima di fare l'appello finale ai nostri ascoltatori per quale motivo dovrebbero votarla in camera, io direi, se siete d'accordo, una breve presentazione di tutti i candidati. Se ce la facciamo velocemente, ovviamente poi potete parlare finché volete, però io ho i miei tempi. Iniziamo dal nostro coordinatore, il nostro coordinatore Yuri Pandolfi, il nostro coordinatore. È uno dei fondatori del gruppo di Fossombrone, è quello che si dà più da fare, dai. No, il petto grosso. Grosso per il peso. Mi chiamo Pandolfi Yuri, mi sono candidato con la Lega Nord perché, come diceva prima la nostra sindaco, vogliamo cambiare il metodo che c'è qui a Fossombrone. C'è una cappa di clientelarismo, vogliamo rompere questa sistema, non vogliamo più che la gente abbia paura di esprimersi, di venire fuori. Infatti, come diceva lei prima, siamo un po' di tutte le parti, un po' di Fano, un po' di Fermignano, un po' di Fossombrone, alcuni di Pesaro ci sono. Proprio perché la gente ci vota, ci dice vi aiutiamo, vi sosteniamo, però hanno paura di esporsi. Tutto qui. Passo la parola. Vuoi parlare? No. Allora, Massimo Mei, sono qui a sola di servizio a supportare questo gruppo di giovani interessantissimi. Vengo da esperienza politica, ho smesso nel 2004 di fare politica, schifato di alcune cose, sono stati alcuni anni fuori dalla politica perché non mi piaceva, però quando mi sono reso conto che non votare, non andare a votare, lasciare la politica per quello che era, significava regalare a molta gente possibilità di fare dei danni, e sono riuscito alcuni anni fa con la Lega. La Lega rappresentava più o meno vicino alla mia idea politica. Vengo dal mondo del movimento sociale, di Alleanza Nazionale, ho fatto il consigliere provinciale, regionale, cioè tutto quello che è all'interno di EN, e ho ripreso a fare politica con questi ragazzi. Questi ragazzi mi hanno entusiasmato, sono giovani, hanno voglia di fare, facciamo politica. Siamo qui, sono venuto a Fossombrone solo per dovervi servizio e per dare una mano a questi ragazzi, a dare quella che è l'identità politica di questa città, perché come dicevo prima non parlo di identità politica, sono qui a cercare di fargli capire come funziona, come si amministra, come si amministra se vinciamo o come si fa opposizione se vogliamo perdere. Tutto qui. E noi lo ringraziamo per il sostegno. Ciao. Mi chiamo Fraternale Maurizio, vengo da un paese qua vicino, di Fermignano. Faccio parte di questo gruppo Lega Nord perché è l'unico partito che dove io riesco e mi rappresenta sulle mie ideologie, a differenza di altri che proprio non riesco a trovarci un minimo di approccio. Sono qui ad assistere insieme a loro a questo paese perché mi hanno chiamato a dare una mano e abbiamo valutato nel tempo il degrado di questo paese da come era.
ho i miei genitori che sono nativi, mia madre nativa di questo paese, ho parenti in questo paese. Il mio impegno è per dare una mano a loro ad arrivare fino in fondo, pur di portare via da questo paese una dittatura, diciamo, sì, secondo me di sinistra, che non, non rispecchia più l'ideologia di questo paese. Troppi anni, troppi anni. Chi vuol parlare? Pronti, niente. Vai. Sono Tocca Casellimiro, residente a Urbino, e siamo qua con, io personalmente sono con Roberta Vico, perché oltretutto a rimetterci la faccia, diciamo, sono convinto che diciamo proprio la persona che, diciamo, oltre che essere mamma, essere, diciamo, che esponente della Lega a livello locale, diciamo, secondo me è la persona anche adatta dal punto di vista per no, umano, e perché no, anche dal modo di fare, che anche nell'esporsi, che dalle parti nostre non è semplice, anche perché, ripeto, andare controcorrente anche rispetto a Chiara Bigli, rispetto a quelle tante persone che campano di politica. Bravo. Lei potrebbe essere la novità. Oltretutto va ricordato che comunque un candidato sindaco donna da tanti anni che non si vede Fossombrone, sì, e potrebbe essere oltretutto anche una novità, perché no, anche in un'eventuale vittoria, proprio dal mio punto di vedere, perché no, anche, diciamo, rivedere tutte le spese, cioè, certo, mi limito a dire solo questo e non altro, perché sennò staremo quasi 30 qui anni che non c'è una donna a dire le cose. Tutto qua. Ok, sono Maria Rusova, sono di Fano e mi presento come candidata in appoggio di Roberta Vico, in quanto sono leghista ormai da diversi anni, diciamo un'esperienza decennale, e sono orgogliosissima che abbiamo un sindaco donna, tra l'altro di una Lega neoformata qui a Fossombrone, perciò sono orgogliosissima di poterla appoggiare proprio perché sono donna come lei. Maddi? No, io sono Maddalena Antonelli. Sono nata qui a Fossombrone, abito a Pesaro, però mi hanno coinvolto in questo progetto, sono molto contenta perché, come diceva anche Roberta prima, basta lamentarsi senza far niente, cioè dobbiamo per forza fare noi qualcosa, quindi andiamo a votare, votate lo, cioè, per chi vi pare, non importa, ma votate, fate, votate Roberta. Se proprio siete indecisi, proviamo con Roberta, Roberto amico. Ok, grazie Maddi. Prego, prego. Salve, anche io sono Diego Zanchetti, sono di Acqualagna, sono in sostegno di Roberta, sono nativo di Fossombrone e dico solo che noi cercheremo di fare il necessario, poi il possibile e, se ci riusciamo, l'impossibile. Bravo, bravo Diego. Io mi chiamo Pulcini Cristiano, sono residente a Fossombrone, ho 46 anni e sostengo Roberta Vico e la Lega Nord perché credo fermamente in questi ideali, conosco bene questo gruppo e so che abbiamo tutta l'intenzione di fare del nostro meglio per portare avanti le idee dei cittadini di questa Fossombrone. So che siamo persone oneste. Bravo. E ho fiducia nel nostro gruppo. Bravo. Per questo sono qui e ci metto la faccia invece di fare chiacchiere da bar. Bene, abbiamo anche conosciuto, sì, brevemente, no? La squadra. La squadra. E allora io le lascio un minuto, guardi in camera e dica per quale motivo i cittadini la devono votare. Allora, i cittadini mi devono votare prima di tutto perché noi siamo quelli del fare, noi faremo, cercheremo di fare il più possibile per Fossombrone, siamo persone, come avete visto, ragazzi giovani, pieni di voglia, pieni di capacità, secondo me, e dobbiamo riuscire a fare qualcosa di diverso per Fossombrone. Siamo persone libere, non veniamo da, la maggior parte di noi non ha fatto esperienze pubbliche, però siamo persone libere, non abbiamo interessi da difendere, non abbiamo poltrone da difendere. Nessuno il giorno dopo che noi andremo in consiglio comunale ci verrà a bussare alla porta e a dire adesso dovete fare questo, perché noi siamo liberi di decidere il bene dei cittadini. Dovete votare noi per questo motivo, per il cambiamento, per cambiare. È da troppo tempo che il PD e questa sinistra ci sta opprimendo, ci sta comandando, e noi vogliamo veramente cambiare le cose, soprattutto per quelli come noi, le discriminazioni sociali nei confronti degli italiani, non vorrei ricordare, insomma, si aiuta tutti tranne che gli italiani sono solo quelli che devono pagare, gli italiani sono solo quelli che devono lavorare e gli altri hanno tutti gli aiuti sociali, case popolari, e si aiuta sempre. Il comune di Fossombrone, basti dire che aiuta
come aiuti sociali aiuta famiglie che hanno dai 3 a più figli, sapendo benissimo che gli italiani 3 figli non li fa quasi nessuno e quindi si sa benissimo chi aiutano. Noi vogliamo cambiare queste cose, la gente è stanca di queste cose e noi li rappresentiamo al meglio, secondo me. Ringrazio la mia squadra, tutti quelli che hanno partecipato e che mi danno un sostegno in questa battaglia. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.